Buonasera a tutti, cari amici di Voce Libera Fagnano e di Rosa Forte. A breve distanza di tempo ritorniamo per affrontare un nuovo tema importante. Stasera ci occuperemo del rapporto stretto che si può stabilire tra le donne e il territorio. Io penso che il supporto reciproco nel genere femminile sia fondamentale per l'arricchimento delle singole figure e per il benessere della comunità. Proprio per questo ho voluto fortemente rendere protagoniste di questo spazio tre figure che hanno rivolto le attenzioni e che spendono le relative energie per la crescita e il miglioramento dell'ambiente sociale. Mi riferisco all'imprenditrice del turismo Ida Poletto, all'assessore alla cultura e all'istruzione del comune di Fagnano Castello, la professoressa Anna Maria Tarsitano, e alla prima cittadina di San Marco Argentano, e cioè a Virginia Mareotti, sindaco. A tutte e tre il mio ringraziamento e a nome di Voce Libera per aver accolto il nostro invito. Benvenuti. Stasera, quindi, Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. l'accento sulla necessità di stringere, come dicevo poc'anzi, una relazione produttiva e fruttuosa con la realtà circostante. Spesso siamo critici rispetto ai territori che viviamo e tendiamo a metterne in risalto le fragilità, le debolezze, senza però impegnarci in prima linea per evitare che il funzionamento collettivo sia difettoso e quindi per favorire il contrario, cioè lo sviluppo e quindi il raggiungimento di risultati che possano curare gli interessi di tutti. Proprio per questo io, come rappresentante di Rosa Forte e tutta la squadra di Voce Libera, abbiamo voluto portare degli esempi paradigmatici. Ve li presenteremo procedendo singolarmente nel botta e risposta per poi confrontarci nell'insieme, pronti e felici nel caso in cui ci fossero delle curiosità e delle domande dall'esterno. Anzi, invito coloro che ci stanno seguendo a partecipare rivolgendoci le rispettive domande. Io partirei proprio con la
La nostra Ida, che appello così perché è già stata nostra ospite nel mese di luglio. Ci siamo lasciati, lo dicevo a lei poco fa, con la promessa di mantenere il rapporto e ci onora, ci gratifica il fatto che abbia mantenuto la parola continuando a darci fiducia e supporto. Quindi grazie ancora, carissima Ida, per la collaborazione così bella e preziosa che ci sta garantendo. La signora Ida Poletto è imprenditrice del turismo, è direttrice di un hotel a 5 stelle ad Abano, l'Abano Ritz, che si trova proprio nel cuore del Veneto, in provincia di Padova, e che garantisce un termalismo l'unico accreditato, brevettato in Italia e che quindi assicura quella che definisce una salute preventiva. Siamo tutti molto curiosi nel rivolgerle come quesito, come domanda, proprio quella che possa riassumere la sua esperienza, il rapporto speciale che è riuscita a costruire con il territorio, non solo per il suo matriarcato, quindi per lo spaccato familiare che mantiene e porta in alto la tradizione di famiglia, ma anche per tutti i turisti e coloro che vivono nella realtà di Abano. Quindi partiamo dal nord per poi arrivare al sud. Grazie, grazie intanto per il privilegio di essere ancora qua, il privilegio è mio ed è anche una grande opportunità. Grazie per avermi messo a confronto con personaggi importanti, non solo perché femminili, che non dovrebbe essere una stranezza, ma perché rappresentano, diciamo così, figure di riferimento, per esempio, nel mio lavoro. Rispetto al nord, SNI, nel senso che io sono di madre calabrese e ho vissuto in Calabria tanti anni e ho mio figlio che ci vive e ci lavora. Quindi per me la Calabria è nel cuore, non soltanto, diciamo così, da un punto di vista genetico, ma se non altro perché ho il mio secondogenito che ci vive e che ha scelto di viverci nell'azienda di famiglia. Tra l'altro, voglio dire, parlando di territorio, la prima considerazione che mi viene da fare è che Voce Libera è la presentazione vivente del territorio, perché una radio privata è fondamentale, secondo me, per il radicamento nel territorio di alcune notizie e soprattutto di un certo modo di fare radio. Radio Libere che io ho conosciuto al loro nascere e che oggi mi ritrovo a frequentare grazie al vostro invito. Rispetto al mio lavoro e al tema, vorrei sottolineare un aspetto che non riguarda soltanto l'Abano Ritz, che è un presidio sanitario e che è un albergo termale che ha tanta storia e che ha un matriarcato alle spalle, ma tutte le aziende del turismo, e quindi tutti gli alberghi, sono aziende che al contrario di qualsiasi altra non sono delocalizzabili. Cioè io non posso spostare questa azienda in un altro, che ne so, in Romania, in Bulgaria, piuttosto che in qualsiasi altro posto. Quindi l'azienda turistica, l'albergo specificatamente, vive perché insiste sul territorio, altrimenti non ha senso di esistere. Ecco perché, e mi riferisco al sindaco in prima persona, l'hotellerie resta un patrimonio del territorio, perché scopo di chi fa turismo e chi gestisce un albergo è promuovere il territorio e proteggerlo e volerlo bello. Al di là della tassa di soggiorno che io non, a suo tempo non ho voluto e non vorrei, e tantomeno vorrei oggi, credo che però sia il rapporto tra struttura alberghiera e territorio sia indissolubile, non esiste l'uno senza l'altro. Fare turismo vuol dire fare cultura e quindi tanto più la professoressa Tarsitano diventerebbe la mia interlocutrice privilegiata. Se un marciapiede non è bello, non è un problema solo del sindaco, è un problema anche mio.
E quindi diciamo che niente come il turismo è rappresentativo di un territorio. Nel mio specifico caso, che vivo di fidelizzazione, di soggiorni lunghi, perché sono soggiorni di cura e oltre che di relax, vivo in un territorio bellissimo, ma sfido chiunque a trovare una regione in Italia che non sia bellissima. Sì, quando è cominciata la pandemia, si stava molto discutendo sull'overtourism. Quindi molto turismo che lascia poco nel territorio in termini economici. Questo riguardava per esempio specificatamente Venezia. E quando parlo di Venezia non parlo del Veneto, perché Venezia per il mondo è in Italia, non è in Veneto. Quindi parlare di overtourism e il giorno dopo avere gli alberghi vuoti è stata un bel colpo, perché adesso invece stiamo cercando di capire che cosa ci chiederà il turismo, che speriamo torni presto, sia internazionale che nazionale. Nel mio caso è un buon 50-50, ho bisogno degli stranieri tanto quanto degli italiani. E la prima cosa che mi viene da pensare è che vogliano, al di là della sicurezza, che un albergo termale medicale come il mio ha sempre garantito per sua natura, vorranno una sostenibilità che non è soltanto il risparmio energetico piuttosto che non inquinare, che mi sembrano presupposti civili, ma è proprio la responsabilità sociale. Essere in un territorio vuol dire rispettarlo, promuoverlo e farlo conoscere. Teniamo presente che un territorio come il mio ha di tutto e di più, ma ripeto, mi viene da pensare la Calabria uguale, no? Cosa chiede il turismo? L'enogastronomia? E quindi la prima cosa da fare è andare a vedere tutte le aziende vitivinicole piuttosto che le piccole osterie, piuttosto che il ristorante invece stellato, piuttosto che c'è cioè, tutte le realtà, ma soprattutto le realtà locali. Perché lo straniero che viene vuole conoscere questa realtà e la vuole conoscere in maniera, diciamo, fuori dai normali circuiti del catalogo. Domani vorrà venire qua e trovare originalità, unicità, una certa artigianalità anche nel proporle le cose, perché in un mondo globalizzato incredibilmente cerchiamo di nuovo il piccolo, perché il grande ha portato una pandemia, quindi purtroppo adesso stiamo cercando di tornare nel più piccolo, ma in un piccolo che sia fruibile con tutti gli standard che abbiamo riconosciuto ai lati buoni della globalizzazione. Quindi no, non è un'impresa facile questa. Girare, non so, in bicicletta in questo territorio vuol dire fare 64 km di pista ciclabile che è mantenuta bene. Quindi abbiamo, in questo modo investito anche in questo, vuol dire andare a trovare quindi spazi verdi, belli, ben tenuti, rispettati, luoghi di una qualche originalità e veridicità e veracità e soprattutto, secondo me, la riscoperta, di questo aspetto piccolo della nostra italianità. Ecco perché la prima cosa nella quale mi sono impegnata è un progetto europeo fatto da Federparchi, si chiama CEZ, vuol dire Carta Europea del Turismo Sostenibile. Nella Carta Europea del Turismo Sostenibile esistono anche parchi calabresi. Nella nostra del Parco Colli Euganei, che è una realtà davvero particolarissima come la vostra, abbiamo voluto inserire tutti quanti gli attori,
della filiera, perché la cosa importante, si parla sempre di fare rete, il turismo la deve fare ob torto collo, cioè che ci piaccia o non ci piaccia, dobbiamo fare rete. Fare rete è difficilissimo, in Italia in genere. Diciamo che la pandemia ci ha probabilmente aiutati ad aprirci di più in questo senso. Io sono decenni ormai che faccio questo mestiere, sono l'unica qua con i capelli bianchi e tutti i club di prodotti, le reti di imprese, i consorzi che ho provato a fare nella mia vita con il territorio, posso dire che forse non tutti hanno raggiunto il successo che pensavo meritassero, però nessuno è abortito, quindi a insistere, a voler tenere unite le persone, alla fine ci si arriva a fare qualcosa di buono. Quindi per esempio in questo progetto c'è la guida turistica, il produttore di vino, l'albergo, quindi l'ospitalità, una fattoria didattica e un altro piccolo albergo di business che però sta in una posizione straordinaria, e tutte queste realtà messe insieme, tenute insieme, hanno creato dei percorsi di sostenibilità che partono appunto da una realtà come la mia, che ha l'acqua termale surgiva e che con questa crea geotermia e riscalda l'ambiente, e arriva fino al produttore di vino biologico. Ecco, credo che queste siano realtà virtuose, che avrebbero bisogno di maggiore visibilità, ma oggi, voglio dire, tutti abbiamo bisogno di visibilità. Abbiamo scoperto che questo mondo, come quello che stiamo affrontando oggi, sta un po', come dire, penetrando realtà che non avremmo mai pensato. In questo momento sto violando la privacy del sindaco e della professoressa, perché sono a casa loro. Io sono in ufficio, ma loro sono a casa loro. Sono in ufficio perché in realtà l'ufficio è casa mia, ma detto questo, la realtà vera è che temo che tutta questa virtualità ci abbia preso un po' la mano. Io mi auguro che andando avanti il mondo del turismo per primo riscopra il contatto. Non è necessario magari immediatamente abbracciarsi, baciarsi, ma sicuramente vedersi bene negli occhi sì. Anche perché un altro aspetto, per esempio, che noi che lavoriamo nel turismo siamo riusciti ad evitare è lo smart working. Impossibile nel mio mestiere fare smart working, proprio non esiste lo smart working nel mio mestiere. E questo mi gratifica moltissimo, perché dei miei 72 collaboratori la maggior parte è donna. All'inizio non è stata proprio una scelta, diciamo così, di tipo di genere. Capita perché nel mondo del turismo, dove si parla di cura, di ospitalità, di cibo, 2000 anni di storia mettono più le donne che non gli uomini, e ben venga. Ecco, però sono lieta io non ho dovuto mettere nessuno nel smart working, perché trovo lo smart working una grande soluzione nell'emergenza, ma un brutto colpo nel mondo di genere. Il mondo femminile ha subito con lo smart working un salto indietro epocale. Ci abbiamo messo una vita per andare fuori e ci hanno rimesso dentro. Peraltro le statistiche dimostrano che sono più le donne ad aver perso lavoro in questo periodo o averci rinunciato, e sono quelle che maggiormente lavorano in smart working.
vorrei sperare, qui mi appello alla politica e ce l'ho di fronte proprio due donne, ecco, che questa cosa possa ritornare ridimensionata in una realtà diversa. Ecco. Quindi, tornando al mondo del turismo e al territorio, direi che non c'è un'azienda produttiva più interessante per il territorio di un albergo. E da un punto di vista lavorativo, anche quella è responsabilità sociale, perché io cerco di assumere persone che vivano nei comuni limitrofi, anche perché tipo il lavoro che faccio io non chiude mai, non è che io tiro giù la serranda e chiudo, 24 ore al giorno lavoriamo, un po' come mio figlio che lavora nel mondo dell'agricoltura, no? Non è che tu dici, ma adesso chiudo, vado a casa. No, non funziona così. E quindi il lavoro dato a persone che vivono in questi luoghi è fondamentale e anche questo crea radicamento nel territorio. Il turismo non prevede turnover, non il mio che non è stagionale, e non prevede smart working. Questi tutti i lati buoni di questo mio lavoro. Immagino ce ne siano anche di non buoni, ma io non ne vedo. Io non ne vedo proprio. Caraida, conoscendo la sensibilità del suo approccio al territorio, a prescindere dalla collocazione geografica in questa realtà circostante, e sapendo con quanta acutezza sia in grado di gestire le risorse potenziandole, è stato naturale e spontaneo pensare a lei nella preparazione della serata e quindi coinvolgerla nella diretta. E in effetti, tutto quello che ha affermato sostiene e dà ragione a queste premesse per cui l'abbiamo voluta fortemente di nuovo in mezzo a noi. Si Grazie. arricchisce di spunti di riflessione importante perché lavorare non per l'aspetto prettamente logistico, ma spinti da determinati valori, penso che dovrebbe essere l'obiettivo di ciascuno di noi. Si vive meglio quando ovviamente è l'attività che ci impegna in prima persona è concepita ed è vissuta interiormente sulla base di emozioni, di sentimenti, di prospettive. Quindi io la ringrazio davvero per aver in sintesi tracciato un quadro che è molto significativo e dal quale tutti dovremmo ripartire. E il nostro augurio è proprio questo, che si possa finalmente superare la virtualità per ritornare ad assaporare il quotidiano, la normalità, e perché lei possa essere circondata dal mondo intero, perché sicuramente il suo matriarcato diventa il centro, sebbene per brevi soggiorni, però diventa il centro di ritrovo. È una potenza davvero centrifuga, insomma, attira delle realtà diverse, e quindi da questa commissione, da questo confronto che lei esce così arricchita e poi generosa perché condivide con noi le sue esperienze, le sue conoscenze. Per ora, quindi, passiamo dal turismo ad un altro settore, ad un altro argomento, perché abbiamo cercato con le nostre scelte in effetti di sintetizzare quelli che sono gli indirizzi più significativi, più importanti per il territorio, dico per ora perché ovviamente ci aspettiamo delle domande, comunque poi faremo altre considerazioni, altre riflessioni insieme alla carissima Ida. Quindi do la parola all'assessore Tarsitano perché ci racconti quella che sia stata la sua, quella che è stata la sua esperienza, a partire dalla spinta, dalla motivazione per la quale si è messo in gioco volendo far parte del mondo pubblico con lo scopo sicuramente di dare un apporto, un contributo migliorativo. Grazie Irene e buonasera di nuovo a tutti quanti. Intanto doveroso anche da parte mia un ringraziamento alla rubrica di Rosa Forte e a voi ragazzi di Voce Libera Fagnano, sempre per le bellissime iniziative che mettete in atto ed anche per avermi invitato in
in questa occasione. Mi sento veramente molto onorata anch'io di far parte di questo dibattito, di questo piccolo momento di riflessione e di condivisione, e non ti nego, mi sento anche molto emozionata, perché forse fra i tanti interventi che ho fatto durante questo periodo in cui mi sono dedicata alla vita amministrativa, questo è il primo in cui mi ritrovo un po' a raccontare della mia esperienza. Grazie anche all'imprenditrice Ida Poletto, che ci ha raccontato la sua esperienza molto bella, e un saluto carissimo anche alla sindaca Virginia Mariotti. Cosa dire? Non è facile mettersi in gioco e decidere di entrare a far parte dell'amministrazione pubblica e di tutte le dinamiche che essa comporta. La mia scelta è stata una scelta un po' particolare, perché è legata più che altro a una vicenda personale, a un percorso personale che ho intrapreso qualche anno fa, quando ho deciso di riprendere in mano la mia formazione e il mio percorso di studi e di cominciare a impegnarmi per affrontare un concorso che per me era importante, quale quello per raggiungere la dirigenza scolastica. Che è durato 3-4 anni, quindi un periodo anche, e ho cominciato a conoscermi e ho cominciato a vedere alcuni aspetti del, come dicevi tu, della vita sociale, della vita di tutti i giorni, con un'ottica diversa, un'ottica che si andava a ripercuotere sia nella mia vita professionale e personale, sia nella mia vita sociale. Ho cominciato a guardare verso un altro orizzonte di riferimento, che non era soltanto quello mio e quello personale, quello della mia famiglia, ma era quello della comunità. In primis ho pensato sicuramente alla comunità scolastica, perché amo molto il mio lavoro, sono un'insegnante di sostegno, e quindi volevo migliorare il mio contributo all'interno della scuola. Poi pian piano ho cominciato ad avere anche la sensazione che potevo fare qualcosa di più, che potevo mettermi in gioco. La spinta è arrivata sicuramente da chi mi ha convinto a far parte della lista che si sarebbe presentata alle amministrative del 2017, e una spinta venuta sicuramente da alcuni amici che avevano compreso quello che era il percorso che stavo realizzando e quali erano le nuove conoscenze e competenze che stavo accumulando dentro di me, e soprattutto questa voglia grande che avevo di aprirle anche al mondo esterno, di concederle anche agli altri. Sicuramente non è facile poi, perché c'è tanta paura, c'è tanto timore, senti di non essere mai abbastanza per quello che ti viene chiesto, perché la comunità si aspetta il meglio, sempre e comunque, giustamente e ovviamente, però questo meglio spesso confligge con quelle che sono delle norme sociali, con la burocrazia, con la legge, quindi non è facile. Anzi, dopo solo una settimana di amministrazione, ho dovuto mollare tutto e ritornare sui miei passi. C'è stato proprio un momento di grande spaesamento, anche perché la sensazione è quella di voler gestire ogni aspetto con cui ti confronti all'interno dell'amministrazione, con tutte le problematiche che vi entrano a far parte, e ti rendi conto che non lo puoi fare, non li puoi gestire, non li puoi presidiare, non puoi averne il controllo totale. E allora questa cosa mi ha creato sicuramente un po' di confusione e di incertezza. Pian piano, poi chiaramente mi sono ripresa, ho rimesso in moto quello che desideravo, e ho cercato chiaramente di attivarmi il meglio possibile per poter portare avanti il mandato che mi era stato riconosciuto. E non è facile, non è facile. Noi abbiamo scelto di ripartire dalla cultura, e allora, essendo la mia la delega soprattutto alla cultura e all'istruzione, ho cercato di, il più possibile, chiaramente, in quegli ambiti. E diceva l'imprenditrice prima che è importante il rapporto tra il turismo e il territorio. È importante in ogni posto, è vero, e soprattutto nei nostri piccoli paesi, nella nostra Calabria. E forse da lì ho voluto ripartire, perché la prima cosa da fare è creare la cultura intorno anche a un sistema economico
a un sistema che possa poi sfociare anche nel turismo, perché sappiamo bene che spesso i nostri piccoli paesi soffrono dal punto di vista economico. L'unico slancio, l'unica possibilità può essere proprio il turismo. E a piccoli passi abbiamo cercato di cambiare qualcosa, l'abbiamo fatto paradossalmente attraverso la cultura, attraverso la promozione della cultura, attraverso le associazioni presenti sul territorio. Irene ne sa qualcosa, è presidente dell'associazione Litrari, che noi apprezziamo tantissimo, che apprezza chiaramente tutta la comunità, ma non ci sono tante altre belle associazioni nel nostro territorio, e quindi abbiamo tentato di valorizzare questa associazione e di costruire tutto intorno un sistema di valorizzazione culturale che potesse coinvolgere anche il sistema imprenditoriale del territorio, in primis i bar, i ristoranti, gli alberghi che gravitano su Fagnano. C'è stata l'estate 2019, che sicuramente ha avuto una buona ripercussione sul nostro territorio, perché veramente tutti si sono messi in gioco e sono state fatte delle cose lodevoli e altamente apprezzabili, che hanno avuto anche dei riscontri a livello economico. Ma è chiaro che era solo il primo passo, perché quello che si cerca di poi richiede appunto anche in termini di denaro, in termini di infrastrutture, tutto un gioco di economie che non è facile innescare, era solo una piccola parte. La pandemia ha sicuramente influenzato negativamente questo percorso, perché di colpo ci siamo ritrovati nella solitudine, nella chiusura, nell'incertezza, nella paura, per cui tante cose sono state messe in stand-by, si sono fermate. E anche lì non è stato semplice cercare di promuovere. Anche di. Timore da parte di tutti, soprattutto da noi, perché è Sione che ha così tante problematiche come la Calabria, giustamente si va sempre, si agisce sempre con. In questo senso. Per questo motivo ci siamo ritrovati poi purtroppo a dover fermare in qualche modo le iniziative che abbiamo avviato, e sicuramente le ripercussioni di questo periodo pandemico saranno ancora purtroppo negative, e lì dovremo cercare, ecco, tutti quanti di rimboccarci le maniche e di fare qualcosa di positivo per poter rilanciare le nostre piccole economie, il nostro piccolo turismo. Ma come diceva la stessa Ida, è fondamentale fare rete. Ormai non si può più pensare di giungere a dei risultati e a degli obiettivi singolarmente non si arriva da nessuna parte. Ce lo siamo detti tante volte, anche con la sindaca, quando ci siamo incontrati in diverse occasioni, in diverse riunioni, in diverse cose. Da soli non si può crescere, per crescere bisogna operare insieme, bisogna fare rete, bisogna creare partenariati. In questo periodo non siamo stati fermi, abbiamo cercato di aderire a tutti i progetti possibili che riguardavano la cultura, l'educazione. Personalmente mi sono occupata di due progetti a cui tengo veramente tanto, sempre in partenariato. Uno per quanto riguarda la dislessia, la realizzazione di uno sportello in associazione con l'AID, in collaborazione con l'AID, la cura e la protezione della propria. Nell'ambito degli obiettivi di sostenibilità, di cui parlare la realizzazione di una fattoria didattica. Sono due progetti su cui abbiamo puntato e che speriamo che vengano, che si possano realizzare nel più breve, che possano essere riprendere la nostra piccola comunità da due punti di vista molto importanti, uno sociale e l'altro educativo, ma anche finalizzato al contrasto proprio di quella che è la povertà educativa, e di quello che deve essere invece la rivalorizzazione del territorio, la sostenibilità ambientale, il rispetto per l'ambiente e poi
costruire intorno a tutto questo un percorso e un pilone che possa ricollegarsi al turismo e all'economia. Quindi le problematiche purtroppo ci sono, gli ostacoli ci sono, le difficoltà ci sono, non è semplice andare avanti, noi ce la mettiamo tutte, io ho cercato di portare ecco quel po' che avevo di competenza all'interno della nostra amministrazione in squadra con i quali condivido ovviamente tutti gli obiettivi. Speriamo di lanciare nel più breve tempo possibile anche il progetto che riguarda la possibilità di avere le case a un euro, sperando che possa in un qualche modo anche nel nostro territorio attirare l'attenzione e promuovere lo sviluppo. Cioè, ci sono tante cose che si vorrebbe realizzare, le idee sicuramente non mancano, ma è chiaro poi che bisogna avere la possibilità anche dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista, a questo punto, anche delle condizioni favorevoli della realtà circostante, quindi superare questo momento di impasse provocato purtroppo dalla pandemia. E una cosa importante è capire che si deve lavorare sempre comunque in sinergia, cioè la parte con cui confrontarsi, stare insieme, prendersi per mano e andare avanti. E diceva l'imprenditrice che hai fatto benissimo a mettere in premessa, perché ha dato spunti di grande riflessione, che lei ha necessità di interfacciarsi con le istituzioni del territorio, ed è normale così, perché senza questa interfaccia, senza una collaborazione attiva, senza una reciprocità di intenti, non si arriva da nessuna parte. Poi noi in più, questo lo diciamo perché siamo una rubrica di sorte, abbiamo dalla nostra il fatto di essere donne, quindi quando decidiamo di fare qualcosa, di prendere una strada, lo facciamo con tutta la passione e la determinazione di questo mondo. A volte anche sin troppa passione che ci contraddistingue, ma sicuramente con la forza e la capacità di mettercela a credere in quello che facciamo. E quindi tornando a quella che è stata la domanda iniziale, il punto di partenza, quali sono state le motivazioni? Le motivazioni forse sono state all'inizio un voler mettersi in gioco e conoscere, sapere, poter dare, ma anche acquisire tanto da questa esperienza. Dall'altra parte c'è ancora il desiderio e la voglia di continuare, perché c'è tanto da fare. Io ho imparato tanto personalmente da questa esperienza, sia a livello umano, sia a livello di competenze mie proprie, da ogni punto di vista, e vorrei ecco che questo diventasse veramente un circolo per poter continuare a fare e a dare anche alla nostra piccola comunità, nella quale chiaramente crediamo. Noi siamo molto attaccati, anche io molto legata a questo paese, è un paese che ha bisogno di riprendersi, che potrebbe vivere realmente di turismo, dove purtroppo abbiamo assistito anche alla chiusura di tante attività economiche. Adesso abbiamo questa situazione di chiusura anche delle attività di ristorazione, ed è molto triste, molto brutto, e veramente speriamo di uscire da questo periodo così tanto critico e poter rimboccarci le maniche tutti insieme e ripartire da capo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista anche culturale, per riprendere tante cose che sono mancate. Diceva un altro aspetto importante, la virtualità. Sì, è vero, ci siamo dati al mondo virtuale, che non è sicuramente la stessa cosa dello stare vicini, dello stare accanto, del confrontarsi, del relazionarsi, però ci ha aiutato, perché questo ha impedito che si perdessero proprio i contatti, e ha fatto sì ad esempio che belle iniziative come quella di questa sera potessero realizzarsi lo stesso. Ha dato conforto all'attualità. Ritornando alle nostre associazioni, siete in tanti che fate delle iniziative, quindi è per la nostra comunità allargata, perché internet tra l'altro ci permette, e i social ci permettono
di aprirci a tutto il mondo, nel vero senso della parola, a questa comunità allargata avete sicuramente dato qualcosa che è importante e significativo. Riprendere in mano la vita di prima è importante allo stesso modo, perché c'è bisogno comunque di relazioni, c'è bisogno comunque di riuscire a scambiarsi uno sguardo, un gesto, un'espressione in maniera più diretta, e sono certa che presto ci torneremo a acquistare il bello della presenza. Intanto sicuramente avremo imparato qualcosa anche da questa brutta situazione. Grazie. Come dal discorso magistralmente sostenuto dall'imprenditrice, alla stessa maniera da quello egregio dell'assessore ricaviamo messaggi, estrapoliamo degli insegnamenti che sono in perfetta linea con il disegno alla base dell'iniziativa della serata, e cioè in linea con lo scopo del nostro appuntamento, quello di rivolgere un invito, un appello caloroso a quanti ci stiano seguendo, perché non si stia indietro, ma ci si possa misurare con gli altri. Quindi raccomandiamo maggiore responsabilità, coinvolgimento, proprio per vivere appieno la realtà che ci circonda, farla nostra e non aspettarci dagli altri che arrivino i risultati, costruirli insieme nello spirito della comunione e della collettività, soprattutto in momenti delicati, in momenti critici come quello che da più di un anno stiamo vivendo, che ci ha travolto. Quindi, come fatto con Ida, anche all'assessore Tarsitano, rivolgo ovviamente il mio ringraziamento e i complimenti per la determinazione, per la tenacia con cui ha raggiunto i suoi obiettivi e per l'altruismo con il quale ha reso partecipi gli altri dei suoi disegni personali, trasformandoli in iniziative di tipo pubblico. Quindi a queste figure va tutta la nostra riconoscenza. Passiamo adesso alla sindaca di San Marco, Virginia Mariotti, che con generosità, disponibilità e entusiasmo ha accolto il nostro invito e che quindi per la prima volta possiamo introdurre sul canale di Rosaforte, e alla quale va particolare sensibilità, la particolare solidarietà per la maniera con la quale ha gestito e sta fronteggiando l'emergenza sanitaria, dovendo quindi misurarsi con tutte le ripercussioni, con tutti gli effetti, purtroppo più negativi che positivi, che la pandemia ha portato all'interno di una comunità che sempre con grande senso della responsabilità ha portato in avanti, curandone tutti i campi, tutti gli aspetti della vita associata. Quindi ancora una volta grazie per aver accettato l'invito, e a lei la parola. Devi accendere il microfono. Ecco, grazie a te Irene per questo invito, sei stata molto gentile. Grazie anche agli amici di Voce Libera Fagnano e ovviamente alle ospiti colleghe di questa serata, no? Quindi l'imprenditrice Ida Coletto e la carissima Anna Maria, che non vedo da un po', da quando ecco, la pandemia ha cambiato un po' i nostri ritmi, ha modificato tanto la nostra vita. E allora io sono felicissima di partecipare a questo incontro e di esprimere anche, no, l'ammirazione verso persone come voi che nelle nostre comunità organizzano momenti di confronto culturale, organizzano iniziative che sono importantissime sempre, ma in questo particolare difficile momento lo sono ancora di più perché ci avvicinano. Noi a San Marco eravamo abituati a fare incontri culturali molto frequentemente, e infatti con Irene ci siamo conosciuti in occasione di un evento che per noi è molto importante, che si fa ogni anno in estate ad agosto. Ecco,
dallo scorso mese di febbraio ovviamente le attività dei comuni e quella del mio ovviamente non sfugge alla regola, sono cambiate, le priorità sono altre adesso, per cui le giornate sono sempre molto piene, molto intense. A fine giornata si ha l'impressione, ecco, di aver combattuto certamente una battaglia difficile, di non vedere grandi risultati. A questo ovviamente si aggiunge anche la sofferenza, che a volte è davvero molto molto intensa, di ascoltare le difficoltà delle persone che direttamente o indirettamente vengono colpite dal Covid, per cui tanti sono i cittadini che dallo scorso anno, insomma, sono passati attraverso il dolore fisico, la sofferenza, la paura, e tanti sono quelli ovviamente che raccontano oggi questa storia, e la raccontano con un vissuto di dolore molto intenso. Tanti sono quelli che in maniera indiretta di questa situazione soffrono, per cui la già precaria economia dei nostri territori nel corso dell'ultimo anno ha subito un colpo mortale. Una ferita molto profonda, lancinante, che certamente non ci può lasciare indifferenti. E allora, da prima donna sindaco della mia comunità, io spesso mi chiedo, è mai possibile, insomma, no, che un evento del genere possa essere gestito e superato con le nostre sole forze? Noi sindaci in questo particolare momento a mani nude, ecco, affrontiamo ogni giorno una miriade di problemi dinanzi ai quali non avremmo mai voluto trovarci. E io penso anche alle motivazioni che molti anni fa, era il lontano 1995, mi hanno come dire, indotto a occuparmi di politica, a occuparmi più che di politica, a occuparmi dell'amministrazione della mia comunità. E allora gli intenti, le motivazioni erano ovviamente quelli che poi costituiscono ancora oggi l'essenza del mio esserci. E quindi quelli che molto bene ha descritto anche la cara Anna Maria, il desiderio di contribuire a migliorare le condizioni della comunità in cui viviamo, il desiderio di portare una nuova sensibilità, anche quella femminile, appunto nelle istituzioni. A San Marco, prima di me, pochissime donne si erano occupate di politica direttamente, in quanto vi era stata una sola assessore. Ecco, questo certamente in quegli anni ha determinato, no? Non poche volte in me la domanda, ma perché? Ma ne vale davvero la pena? Vuoi provarci davvero? No? Ti vuoi scontrare con questo mondo non facile, in cui anche tanti pregiudizi, purtroppo ancora adesso, no? Ci sono, esistono. Piano piano mi sono avvicinata, devo dire, con una certa timidezza e nemmeno tanto convinta di ciò che stavo per fare. Poi piano piano il rapporto con le persone, l'arricchimento che deriva dal conoscere tante storie, dal sapere, insomma, che in qualche modo si può essere utili ai propri cittadini, hanno dato a me quella forza propulsiva che mi ha poi appassionato sempre più. Io in quegli anni e poi per molti anni ancora mi sono occupata un po' come tutte le donne assessori di scuola, di cultura, di servizi sociali,
E c'era tantissimo da lavorare nei nostri territori. Allora in quegli anni, grazie soprattutto alla forza delle associazioni, alla vicinanza delle associazioni, sono nate delle belle iniziative che ancora oggi, no, arricchiscono e danno lustro ai nostri comuni. E poi da lì, ecco, dopo varie esperienze, varie vicissitudini, anche un periodo di 4 anni trascorsi nelle fila delle opposizioni, mi sono trovata candidata a sindaco e devo dire il primo mandato, questo è il mio secondo mandato, il primo mandato è stato un mandato sereno, in cui si è lavorato tanto e in cui siamo riusciti a ottenere grandi risultati per la comunità. Io penso per esempio a tantissimi progetti per l'edilizia scolastica. Noi stiamo costruendo anche delle scuole nuove, altre ne costruiremo, perché San Marco ha, come dire, una morfologia particolare, per cui oltre al centro storico ci sono 4 frazioni urbanizzate con scuole che erano state costruite sul finire degli anni 50. E allora, ecco, abbiamo puntato sull'edilizia scolastica, abbiamo puntato sulla promozione culturale del territorio, abbiamo puntato sul sociale e abbiamo puntato, insomma, sulle persone, sull'attenzione ai cittadini in quanto persone. Quindi una visione, devo dire, nuova, con una squadra di consiglieri e assessori prevalentemente donne, che hanno dato un contributo importantissimo, notevole. E quindi, ecco, abbiamo imboccato questa strada, se vogliamo, anche di cambiamenti, no? Pur nella continuità, ponendoci degli obiettivi per noi davvero lusinghieri, poi, no? Per essere riuscite in parte a realizzarli, ma degli obiettivi che erano utopia, no? Perché nei nostri programmi certamente si volevano realizzare tante cose e siamo riusciti, a dire il vero, a ottenere risorse quasi per tutti i progetti che ci eravamo proposti. E poi il secondo mandato è iniziato con, devo dire, grande entusiasmo e con il desiderio di vedere realizzate quelle opere che erano sulla carta fino allo scorso anno, quando siamo stati sommersi da questa onda violenta che da un giorno all'altro, insomma, ha cambiato tutte le nostre vite. Io ricordo i primi giorni, le prime settimane sono state difficilissime, perché passare davanti alle scuole, vederle chiuse, no? Per settimane, poi per tutto l'anno scolastico, è stato un colpo, questo davvero difficile da mandar giù e da comprendere. E poi le ansie, le paure, le preoccupazioni dei cittadini che si riversano inevitabilmente sugli amministratori, sui sindaci. E allora, ecco, lo sforzo di questo ultimo anno è stato enorme, ma è stato soprattutto rivolto a rassicurare, a raccomandare ai cittadini di avere comportamenti sempre prudenti, incentrati sul rispetto di regole che ci possono salvare la vita. E poi la impotenza, la rabbia, la difficoltà di misurarsi con un sistema sanitario inadeguato, e questo, insomma, è un dato di fatto, no? Qualche giorno fa i sindaci si sono riuniti a Cosenza davanti all'ospedale dell'Annunziata per lanciare un grido di dolore, in quanto
l'ospedale hub, l'unico ospedale hub della nostra grande provincia formata da 150 comuni, oggi versa in condizioni di grandissima difficoltà, è un ospedale al collasso. Quindi il senso delle donne in politica. Le donne devono esserci, devono esserci sempre di più, devono poter contare sempre di più e devono occuparsi di tutte le questioni, perché io ritengo che possano dare un contributo importante. E quindi donna è determinazione, donna è una visione nuova anche di affrontare i problemi, donna è sensibilità, è coraggio, è attenzione alle cose più scontate, più banali, più semplici, che poi alla fine risultano essere anche quelle importanti. E allora, ecco, l'esperienza certamente anche questa difficile dell'ultimo anno serve a rafforzare anche la motivazione per cui oggi mi trovo, ecco, molte volte a trascorrere quasi ogni giorno, diciamo, la giornata fuori casa, no? Perché poi se quella di sindaco è un'esperienza esaltante, dobbiamo dire anche un impegno totalizzante, no? Non lascia spazio ad altro. Però va bene così, la cosa più importante adesso è cercare con l'aiuto, la collaborazione di tutti e soprattutto, ecco, lavorando per creare anche quelle sinergie, quella rete di cui chi mi ha preceduto ha parlato, per affrontare ogni genere di problema. Solo così riusciremo a dare senso alla nostra azione quotidiana, solo così riusciremo a lasciare un segno, no, del nostro passaggio, un segno bello, no? Positivo. Oggi questo termine spaventa un po' perché viene spesso associato ad altro, però positivo nel senso di buono, nel senso di costruttivo, nel senso, ecco, bello e pieno della parola. Grazie ancora a voi. Grazie a lei, che espleta nel migliore dei modi la sua funzione. Quindi, come dicevo nell'introduzione, merita e riceve la nostra ammirazione, il nostro supporto. L'augurio che mi sento dal profondo del cuore di rivolgerle è che presto possa trovarsi a lavorare in condizioni vivibili, salutari, perché non prevalgano le preoccupazioni, ma possono essere più numerose e gratificanti ovviamente le soddisfazioni che nascono per spiriti così umani e sensibili quali i vostri, mi riferisco a quelli delle nostre ospiti, si aspettano. E, dicevo, la gratificazione per persone come voi nasce dal benessere degli altri, perché fondamentalmente abbiamo portato tre esempi virtuosi che dimostrano che l'iniziativa personale si può trasformare nell'interesse, nel vantaggio collettivo del territorio. Penso che l'esperienza più bella nella vita sia quella dei rapporti umani, tuffarsi nell'altro per portare in superficie i punti di contatto, ma anche le divergenze, perché attraverso il confronto che si cresce. E noi abbiamo cercato di trasporre sul piano virtuale, visto che solo questo ci è consentito, il dibattito, e questa discussione si è rivelata proprio come le aspettative la prospettavano, cioè è colma di insegnamenti, provando che i valori non sono ideali, ma si incarnano, trovano la più concreta espressione, estrinsecazione nelle persone che si impegnano non solo per loro stesse, ma anche per gli altri. Quindi grazie a tutte e tre per l'impegno che profondete quotidianamente per la realtà circostante. Speriamo che soprattutto i giovani in linea che ci abbiano sentito vogliano imboccare la stessa strada con determinazione, con passione,
senza anteporre gli interessi personali a quelli dell'insieme, perché lo scambio sia produttivo e quindi proficuo per tutti. Io prima di dover, per questione di tempo, purtroppo arrivare al congedo, vi dico che la puntata è molto seguita, che è apprezzata, più persone vi stanno rivolgendo i loro complimenti meritatissimi, e rivolgo a voi inoltre una domanda arrivate proprio da fuori e che anche Voce Libera e Rosa Forte si sentono di porre. Nel vostro percorso, cercando e trovando i contatti con le altre donne, è filato tutto liscio, lasciatemi questa espressione più popolare, o è stato difficile fare rete? Qual è il rapporto in effetti tra donne di prestigio, perché ci troviamo senz'altro dinanzi a delle personalità di spessore che danno lustro alla propria realtà di provenienza. Partirei dall'imprenditrice da Poletto, per poi insomma passare ovviamente la parola alle altre due illustri ospiti. Sarò breve perché non è passata liscia, ma insomma sfido chiunque, non è una questione di genere. È difficile mettere insieme persone diverse che hanno idee diverse, background culturali diversi, marciapiedi ideologici diversi, però è quello, come dire, la vera sfida, è quella la parte sfidante. Io sono particolarmente toccata dall'intervento di una politica con un volto così umano, alla quale onestamente non sono così abituata, quello che trovo mi ha accomunato molto è che in realtà ho sentito per me, come per le altre invitate, questo grande investimento nel patrimonio umano. Io vendo servizi, no? Un albergo vende servizi, quindi non posso che contare sul patrimonio umano, pertanto alberghi più belli, più brutti, però fa la differenza in un albergo le persone. Quindi per me il valore grande, unico, è il patrimonio umano. Ecco, pensare che si è parlato di istruzione, di cultura, di sociale, di servizi, di scuola. Forse è scontato che chi si occupa di amministrare una città o un paese, insomma San Marco è grande, è grossa, faccia queste cose. Ecco, io non lo trovo per niente scontato, e trovo che il patrimonio umano, così come è stato espresso questa sera, come l'ho ascoltato io, è bellissimo. Spiace dire che appunto servizi sociali, istruzione e cultura debbano essere quasi, come dire, delle mansioni secondarie, quando sono alla base della costruzione politica. E quando parlo di politica io parlo di polis, parlo proprio di della cosa più importante della nostra vita, che in Italia, forse perché ne abbiamo troppo, no? Perché come dite voi, quando il troppo è come il vacante, è uguale, abbiamo troppa cultura, abbiamo troppo tutto e lo colpestiamo un po'. Io per un periodo ho fatto anch'io carriera politica e come opposizione non ho vinto, però sono stata messa ovviamente alle pari opportunità e ho lottato inutilmente per fare perché il mio comune, che è un comune grosso, perché Abano Terme è un comune molto grosso e anche molto ricco, facesse il famoso bilancio di genere o il bilancio sociale. Dietro a questa richiesta è venuto fuori di tutto. E quindi io sono particolarmente grata. Fra l'altro penso, immagino, così come è capitato a me, capiterà anche a voi, che per accettare determinati ruoli e per poi investirci tutta la giornata, io piango gli amministratori che hanno dovuto vivere questa cosa terribile. Ci siano delle famiglie alle spalle che vi hanno accompagnato
protetto e in qualche modo sponsorizzato e supportato, perché malgrado siamo nel 2021 è difficile trovare donne sindaco o un parterre di assessorati particolarmente così impegnati nel mondo femminile. Non sono mai stata per le quote rosa, ma se questo serve, ben vengano anche le quote rosa. Quindi io vi ringrazio, ringrazio Irene, che sempre ha una sensibilità esagerata, a mio avviso, che andrebbe sfruttata di più. Per questi incontri spero di poter tornare in Calabria presto e userò Irene per venirvi ad abbracciare col cuore. Io tutti i ragazzi molto libera la aspetto a braccia spalancate, sarebbe davvero il coronamento di questo rapporto così intenso, bello, che è nato. Io penso che tutte e tre abbiate un'intelligenza rara, unica, quindi per me è un privilegio sentirvi dalla mia parte. Sono onorata e contentissima sul piano umano, perché Rosa Forte è nato quasi un anno fa e nella mia mente c'era stata prima l'idea di creare un gruppo sul territorio finalizzato proprio alla valorizzazione di quelle figure che da sole si fossero fatte conoscere, avessero trovato spazio in professioni oppure in mestieri. Poi purtroppo è scoppiata la pandemia e quindi, non potendo ritagliare degli spazi dal vivo, ho pensato di spostare il tutto sui social e quindi di creare una piattaforma, un blog culturale fatto di rubriche, fatto di interviste, però mai avrei immaginato di trovare simile risposta, di avere questi riscontri. Se Rosa Forte e Voce Libera in questo sodalizio stanno andando in avanti nella ricchezza dei contenuti è soltanto grazie a chi sta apportando una linfa, direi, vitale, preziosa come un tesoro. Dare degli esempi così illustri alle persone che ci seguono penso che sia un atto di generosità. Il mio desiderio è quello di, una volta tornate alla normalità, potervi raccogliere, racchiudere tutti insieme, tutti i grandi personaggi di questo primo anno. Spero si possano ritrovare in un gran galà, in una serata che ci dia la possibilità di toccare con mano quello che abbiamo vissuto e costruito insieme, una bella famiglia, un bellissimo team. Quindi grazie, grazie a voi. E dopo questa parentesi che mi concedo, perché spero vi renda tutta la mia riconoscenza e il mio affetto, do la parola all'assessore perché, come la nostra Ida, possa dirci quale sia stato il suo percorso, il suo confronto con le donne nella politica. Ma il mio confronto con le donne nella politica, devo dire, è stato estremamente positivo. Innanzitutto perché all'interno della nostra amministrazione, come ben sapete tutti quanti, c'è un'altra donna, c'è la dottoressa Cristina Loia, con la quale ci confrontiamo, che tra l'altro ha la stessa sensibilità, una grande capacità soprattutto di ascolto e una grande empatia. Quindi non abbiamo mai avuto... È la psicologa di Rosa Forte, è stata con noi per ben due puntate, gratuitamente mettendo a disposizione la sua scienza e soprattutto il suo cuore, quindi sono contenta che la ricordi, le mandiamo anche stasera il nostro saluto. Sicuramente, infatti abbiamo seguito la diretta con Cristina Loia, con la dottoressa Loia, per cui è chiaro che non ci sono stati assolutamente problemi, anzi semmai è stata l'interfaccia ben gradita per quanto mi riguarda, anche perché aveva più esperienza di me. Io mi sento ancora molto giovane e inesperta nell'ambito della politica, seppure anch'io non ami chiamarla politica, perché quello a cui mi dedico è veramente soltanto il tentativo di dare qualcosa alla nostra comunità,
di dare un apporto alla comunità, di fare il bene comune, semplicemente questo. Non c'è infatti nello schieramento nostro nessun orientamento politico e la politica stessa la intendiamo con la finalità migliore del termine, questo è l'obiettivo. Poi le donne, io appartengo a una famiglia di donne, siamo quattro sorelle, il mio esempio più grande è stato sicuramente mia mamma, ma sono stata affiancata nei momenti più importanti della mia vita dalla dottoressa Toniella De Rose, a cui va sicuramente il ricordo di tutti quanti noi, quando scelsi di entrare in politica, la prima che chiamai proprio Toniella, le dissi: Toniella, mi hanno fatto questa proposta, non so cosa fare, non mi sento all'altezza, io non credo di essere in grado, cosa posso dare io? E lei invece mi riprese in una maniera quasi come dire, austera, no, ma cosa stai dicendo, quasi da rimprovero. Assolutamente nella politica c'è bisogno di donne e c'è bisogno soprattutto di donne come te, ha detto. Perché no, devi provare, devi tentare, tu puoi fare qualcosa. E così è stata sempre una grande sostenitrice di quello che facevo, perché comunque il percorso l'ho sempre chiamata, mi sono sempre confrontata con lei, ho avuto sempre il suo supporto, ho avuto suggerimenti, consigli, qualche volta anche dei rimproveri laddove non mi rendevo conto, non riuscivo a guardare le situazioni a 360 gradi, quindi mi ha dato molto e mi ha insegnato. Poi pian piano sono riuscita a relazionarmi anche con altre donne della politica, tra cui la stessa Virginia. È stato molto bello perché ciascuno di loro mi ha dato qualcosa. Soprattutto, ecco, con Virginia abbiamo condiviso anche dei progetti e abbiamo fatto un bel viaggio insieme un giorno, per motivazioni che non sto qui a ripetere, però è stato anche quello un momento di confronto. Poi che dire, veramente nella mia vita le donne della politica che ho incontrato sono stati tutti esempi positivi con i quali mi sono veramente confrontata più che volentieri, che mi hanno dato qualcosa e mi hanno lasciato qualcosa. Grazie. Del resto la sinergia che è nata subito tra voi tre è esemplare, quindi è paradigmatica, è calzante, perché mi è piaciuto molto sentire che l'una abbia fatto riferimento all'intervento dell'altra, quindi sì, è stata la dimostrazione non solo di un'attenzione dovuta, perché ovviamente essendo le parti della discussione avete dato peso l'una all'altra, però soprattutto di una partecipazione emotiva, quindi quello che immaginavo si è realizzato pienamente e sono più che felice di questo. Ma perché noi donne, Irene, ci mettiamo sempre comunque il cuore, non riusciamo a farne a meno. Alla fine questo intendevo dire inizialmente con la passione, noi non riusciamo a distaccarci totalmente da quello che facciamo, ce lo portiamo sempre con noi e rientra poi in quel piccolo tesoretto, ecco, di emozioni che ci caratterizzano. Che sia sempre così. La vita di una donna sindaco com'è rispetto alle altre figure femminili? Deve riaccendere il micro, riattivare il micro. Ecco, devo dire che non è sempre semplice, però dà anche grandi soddisfazioni, perché poi alla fine ci si comprende, si ha una comunanza di intenti e si va avanti. Io ricordo delle bellissime esperienze agli inizi del mio percorso politico con le consigliere della minoranza di allora, sia con la professoressa Anna Maria Di Gianni, con cui ci trovavamo a far parte del comitato di gestione della biblioteca, io ero assessore, lei era una consigliera, ma abbiamo realizzato delle iniziative molto belle e interessanti, sia qualche anno più tardi con la dottoressa Leonilde Artusi, che propose l'istituzione della Commissione per le Pari Opportunità, che nacque proprio, ecco, da questa
comunanza di intenti tra l'opposizione, tra una donna dell'opposizione e le donne della maggioranza. Quindi devo dire, ci siamo sempre trovate d'accordo sulle questioni importanti, ci siamo sempre fatte promotrici di iniziative per il benessere dei nostri cittadini, e soprattutto, ecco, abbiamo sempre posto grande rilevanza nell'affrontare problematiche che i cittadini sentono come proprie, che sono importanti, insomma. Quindi, al di là dell'appartenenza, vi è stata sempre una grande intesa. La cosa ovviamente è proseguita anche durante il mandato di sindaco, dove addirittura eravamo nella scorsa legislatura nella stragrande maggioranza tutte donne, quindi siamo state sempre alleate. Anche adesso vi è una prevalenza di donne. Io devo dire che sia le tre consigliere, sia le due assessori sono molto affiatate tra loro, lavorano insieme e mi danno grande gioia, ecco, per questo sapersi confrontare, per questo saper far rete, per questo saper portare un apporto importante e significativo nella soluzione di tanti problemi. E quindi che ben venga, insomma. Certo, gli uomini ci sono, ci danno una grande mano, si occupano di altre cose, ma devo dire, io sono felicissima della collaborazione di queste persone, che poi sono amiche, sono diventate anche amiche nel corso degli anni, e lo rimarranno, perché poi, ecco, l'esperienza che viviamo oggi certamente si dovrà trasformare in impegno che deve proseguire nel corso degli anni, perché quell'investimento nel patrimonio umano non può essere fine a se stesso, di cui parlava la nostra imprenditrice, non può essere fine a se stesso e non si può esaurire, ecco, in questi anni in cui ci occupiamo di politica, ma deve per forza produrre nuovi frutti, se davvero vogliamo che questa Calabria faccia quel salto che deve necessariamente fare. E penso, ecco, che dopo questo momento difficile, dopo questa pandemia, dovremmo ritrovarci tutti insieme a parlare di potenzialità, a parlare di ricchezze di questi nostri territori, piccolo e bello, diceva prima qualcuno, e noi da questi nostri borghi possiamo davvero lanciare un messaggio di speranza, un messaggio di rinascita, perché ne abbiamo, come dire, tutte le competenze. Grazie ancora. È stato molto emozionante ed appagante incastrare in questo mosaico le vostre testimonianze, in questo luminosissimo mosaico, direi. Quindi vi ringrazio ancora una volta di tutto cuore, vi faccio gli auguri per le esperienze di vita, per gli impegni lavorativi, e speriamo realmente di trovarci presto e a stretto contatto dal vivo. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Voglio ringraziare anche Pasqualino Ardis, che stasera ha lasciato che figurassi solo io nella scena, però c'è, ha curato la regia, quindi grazie a Pasqualino, a Guglielmo Gallo che ci ha aiutato a preparare la puntata, a tutti i ragazzi, a tutta la squadra di Voce Libera, e grazie ovviamente a chi seguendoci ci sta dando l'entusiasmo e la spinta di portare in avanti questi progetti e quindi andare in diretta proponendo di volta in volta dei temi così interessanti e che ci stanno dando la possibilità di rimetterci in gioco.
E allora io vi auguro una buonanotte con la promessa di tornare presto con un altro spazio riservato alle interviste di Rosa Forte. Sogni d'oro. Thank you.